pare che nei numeri sia andata molto meglio di come gli avversari pensassero, cioè molto meglio per lui, perché la destra si sa che puntava a vincere subito al primo turno, invece questa è una partita davvero tutta da giocare. Peraltro i ballottaggi partono sempre da 0-0, è una nuova partita, mi pare che ci siano le condizioni per attrarre voti da chi non ha votato le due liste principali, i due protagonisti principali che vanno al ballottaggio, sia dal versante di quel civismo che ha raccolto comunque diversi punti percentuali, dall'altro il Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che i loro elettori comprendano che la sfida è appunto che dal pomeriggio del lunedì prossimo vincerà l'uno o vincerà l'altro, e quindi il governo per i prossimi 5 anni di questa comunità sarà o Gattinone o il suo avversario. Mi pare che non essersi presentato ieri al confronto in Rai dimostri davvero una debolezza clamorosa, nel senso che se hai timore persino di confrontarti in una comunità nella quale ti candidi a governare i prossimi 5 anni, ma dimostri davvero molta debolezza, perché poi, come dire, governare, se lo posso dire io che l'ho fatto tante volte nei comuni, oggi in regione, significa anche dover affrontare i problemi, dover affrontare questioni che magari ti preoccupano, e quindi mi pare che quella scelta sia una scelta in cui persino se io fossi un elettore suo mi avrei dei forti dubbi, se non hai nemmeno il coraggio di confrontarti davanti ai giornalisti in democrazia con il tuo avversario. Presidente, lei qualche per presentare un libro, La destra si può battere dall'Emilia Romagna all'Italia e dentro un paese migliore, come? Sì, io l'avrei voluto chiamare Salvini si può battere, perché se vi ricordate quel momento non c'era il lockdown, non c'era il Covid-19, io arrivavo a una competizione nella quale il mio avversario, perché diciamo la verità, l'avversario era Salvini, non certo Lucia Borgonzoni, veniva da in un anno e mezzo 9 vittorie su 9 in diverse regioni, aveva appena vinto in Umbria di 25 punti, molti non ricordano che lo stesso giorno in cui io ho vinto, in Calabria governava il centro-sinistra, abbiamo perso di 25 punti. Secondo me abbiamo vinto per 3 motivi. Il primo, perché abbiamo fatto una campagna per qualcosa e mai contro qualcuno. Secondo, perché lui parlava di tutto meno che dell'Emilia Romagna, che non conosceva, e noi parlavamo dell'Emilia Romagna e i problemi o le opportunità dell'Emilia Romagna. La terza, perché abbiamo avuto il coraggio, come fanno stasera, di tornare fuori, cioè tornare tutta la campagna elettorale nei luoghi, ed era inverno, da dove il PD e il centro-sinistra erano scomparsi colpevolmente per troppi anni, avevano lasciato alla destra Salvini, che meritoriamente invece quei luoghi li aveva occupati, e quindi non ci ha capito poco. Si può battere se hai un'idea di società nella quale non dici che sei migliore. Io non ho mai detto che ero migliore del mio avversario, non ne avevo l'autorità morale, ma ero molto diverso. Ad esempio sulla sanità hanno avuto persino il coraggio di venire a dire in Emilia Romagna, dove c'è una delle migliori sanità pubbliche del mondo, che andava privatizzata per metà. E l'avete visto tutti, chi ha combattuto meglio il coronavirus sono le sanità pubbliche tra le democrazie occidentali, e nelle sanità pubbliche, quei territori che hanno una sanità pubblica che è fatta non solo di ospedali, ma anche di tanta medicina di territorio.